tutti, allora oggi un nuovo video, ma prima di iniziare vi dico cosa indosso sulle labbra. Indosso questo rossetto qui di Jeffree Star nella colorazione Pumpkin Pie, proprio a tema autunnale, visto che siamo in autunno proprio oggi. Allora, come sempre oggi è lunedì, per cui andiamo in onda con lo svuota la spesa della settimana e come sempre l'ho fatta da Lidl. Ho speso 56 euro, ho comprato tutte cose per lo più in offerta o nuove, e se vi piace questa categoria di video mi raccomando seguitela settimanalmente, lasciate un bel like a questo video per supportarmi, perché io esco da lavoro, vado a fare la spesa Lidl, entro, registro e lo edito tutto in un giorno, tutto in poche ore, per cui grazie se mi sosterrete, e in più se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le notifiche. Allora, inizio con le cose di casa. Ho trovato interessanti queste mollette che sono tutte di colori pastellose, viola e azzurrine, tipo un color Tiffany, bianche con un color Tiffany. Sono 20, quindi comunque abbastanza, poi sono divise in modo che potete prendere una fascia singolarmente. Il prezzo devo dire non era assolutamente economico, perché parliamo di 2,99 euro, però queste io le ho già provate, ce l'ho da circa 3 anni, alcune ovviamente si sono rotte, ma sono davvero ottime. Quindi se vi interessano delle mollette andate da Lidl. Una cosa super super autunnale che io ho preso anche da Ikea, ma lì le vendono praticamente singolarmente ed ogni zucca costa 2,50 euro, e qui invece tutto questo set che è fatto da una cassettina di legno, eccola qua, e all'interno ha tutte zucche, ogni cestino cambiano le zucche all'interno, per 2,99 euro. Ragazzi, guardate quante zucche ci sono all'interno, ce ne stanno due giganti, poi ripeto, ogni cestino cambia, in più queste quattro, ci stavano anche quelle che erano più arancioni, quelle che erano soprattutto un mix più verde, insomma, queste sono delle zucche decorative che volendo potete lasciare nella cassetta, tipo centro tavola, secondo me è carino all'ingresso, o appunto disporre per tutta la vostra cucina, per tutte le vostre stanze, per decorare i vari angolini in maniera autunnale. Poi vabbè, mi ha dato un po' di stickies, che questa è una raccolta per i bambini, insomma ogni 15 euro ve ne danno uno, io li darò a mio nipote. Poi sempre per casa ho preso questi, gli assorbi colore. Questi non hanno un prezzo super economico, nel senso che da Risparmio Casa si trovano anche a meno, però mi servivano, non avevo voglia di andare da Risparmio Casa per solo sta cosa, e quindi li ho prese. Poi ho preso della Orlando questi biscottini qui, che vabbè non saranno sicuramente il massimo, però li avevo finiti anche qui, andare da Art Planet solamente per dei biscottini no. E poi ho preso questo che è uno Scottex della linea Grazie Natural, è extra resistente, 3 veli dovrebbe avere, sono 150 strappi, colorata per natura, questa è praticamente uno Scottex 100% riciclato, tra l'altro di questo colore si intona anche alla cucina, per cui sono molto contenta. Poi ho preso, questi erano carinissimi, ce ne sono 3, allora io ho preso questo della W5 che è praticamente all'arancia, poi avete pistacchio e fragola, chiaramente ogni sapone per i piatti riprenderà il colore del macaron scelto. Io ho preso questo qui che è un detersivo piatti piccolino, costava pochissimo, perché mamma mia la fragranza raga è buonissima, ci sta anche il profumatore per ambiente, solo che io sono fissata per le candele e non metto tanto i profumatori, ma chissà che non mi venga questa fissa. Anzi, se voi avete comprato i profumatori macaron fatemi sapere. Comunque questo ogni tanto io quando lavo i piatti mi rimane così esposto, e trovo che questo sia molto più carino rispetto al super mega ricaricone che ho io verde, quindi è anche carino secondo me, magari anche come regalino, come diceva Eleonora Mocio, un bacio bellezza, da abbinare ad altro, da portare magari alla mamma quando si va a trovare, insomma è molto carino in generale anche da avere. Poi ho preso della Fructis di Garnier questi due prodotti qui, abbiamo questo che è praticamente al citriolo ed è uno shampoo fortificante, purifica, riequilibra, riequilibra estratti di citriolo per capelli grassi.
permette di rimandare il prossimo shampoo, è dimostrato, e il balsamo idra ricci per capelli appunto mossi e ricci. Per avere 96 ore anticrespo, antiumidità, è dimostrato, balsamo fortificante all'olio di pistacchio. Questi venivano, se non erro, 1,55 euro, non è assolutamente tanto. Hanno portato tantissimi prodotti, sia della Garnier, tra l'altro anche le Eye Food Mask, che hanno un prezzo ottimo, stanno in offerta sulle 4 euro anziché 5 qualcosa, e anche tanti prodotti per la casa Winnis, che però io ho tanti prodotti per la casa, quindi non ho preso. Passiamo alle cibarie. Allora, ho preso i miei amatissimi hamburger vegani. Questi praticamente non vi dico niente perché sono un must have che vedete già da 2 settimane. Sono della Next Level Burger e sanno praticamente di funghi. A me piacciono tantissimo. Questi potete farli in padella, insomma al microonde, come vi pare, sulla griglia. Sono hamburger vegetali semplicissimi. Poi in offerta c'erano i filetti di merluzzo di Alaska, per cui questi li ho voluti prendere. Sono 400 grammi, 4 porzioni dice, però secondo me ce ne vengono 2. A me il merluzzo piace tantissimo, fatto con ad esempio la passata oppure al forno con il pachino, insomma. Poi della settimana scorsa, usciti giovedì, c'erano tanti prodotti Valsoia, ci sono nei vari Lidl alcuni rimasugli, e io ne ho voluto approfittare per prendere questi burger vegetali, piselli, carote e mais. Questi sono a base di soia, vabbè, sempre con diversi metodi di cottura, in microonde, in forno, in padella, e sono disponibili in diversi gusti. A me ispiravano questi, sono ricchi di proteine e a basso contenuto di grassi. Sono 2 hamburger da 200 grammi, questi 2,27. Io comunque ne faccio solitamente uno che poi accompagno a tantissime verdure, un po' di tofu e li mangio. Poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo e ho voluto riprendere è questa qui della Italiamo, una cremosa di cavolfiore arancione, carote e patate dolci. Questa è fantastica per una cena veloce, se volete potete accompagnarla con un po' di pastina, se volete potete metterci qualche crostino, una fonte di fibre con olio extravergine di oliva. Sono 600 grammi e ve lo straconsiglio, tra l'altro è certificato col Diretti, che sono veramente all'avanguardia. Poi in offerta ho trovato i cuori di carciofi della Frescona. Questi io non li ho mai presi, se non erro, quindi li ho visti in offerta e li ho voluti provare. C'è scritto che sono comunque una filiera ecosostenibile, controllata, insomma a chilometro zero, coltivati e ovviamente imbustati in Italia, quindi sono contenta di averli presi. Per la prima volta ho trovato del pesce in questo modo. Io, sapete che solitamente il pesce fresco lo compro da Esselunga, e sono contentissima che finalmente Lidl l'abbia messo. Questa è una, sono 2 orate eviscerate che tra l'altro pesano 4,5 etti. Sinceramente il prezzo al chilo a volte conviene più da Esselunga, ma non è un prezzo assolutamente impossibile. E va bene, ho voluto prendere il pesce. Queste sono buonissime, solitamente io le faccio la domenica, le cuocio una volta sola al forno, entrambe le riempio di spezie a caso, veramente ci metto tutto, basilico, erba cipollina, rosmarino, qualsiasi spezia io voglio, e praticamente le cuocio con un po' di patate e ci faccio pranzo e cena. Poi mi ispiravano tantissimo questi, non lo so perché non li ho mai presi, questa è una pasta fresca con farina di grano saraceno e ripieno di legumi. Mi ha ispirato sia esteticamente, i medaglioni sembrano bellissimi, sia perché praticamente, vabbè, all'interno possono avere tracce di soia, noci e sedano, che a me piacciono tantissimo, ma perché praticamente si possono fare in padella aggiungendo 200 ml di acqua, un pizzico di sale e un filo di olio di oliva. Li aggiungete, cuocete per 5 minuti e sono pronti. Le potete servire con un sugo a piacere, chiaramente, oppure li potete fare in una pentola di acqua bollente e lasciare cuocere per 3 minuti, quindi sono veramente perfetti per un pasto
super veloce, e poi hanno anche una scadenza lunga perché c'è scritto che scadono a novembre, quindi sono poi senza lattosio, senza conservanti, vegan, ok. Quindi questi ho pensato di farli con un sughetto magari alla soia, al latte di soia che comunque monta bene, e della salvia al posto del burro. Però se voi avete altre idee condivideteli, perché io è la prima volta che li prendo, altrimenti con un classico sugo pomodoro e basilico. Poi ho preso questo della XXL, non so se c'era in qualche altra settimana oppure no. Comunque questa è una deliziosa vegetariana, no vegana, perché dovrebbe avere appunto la mozzarella, da quello che ho capito. Sono 450 grammi di pizza della trattoria Alfredo, e vabbè, qui dice deliziosa. Raga, la figura ispirava, non l'ho mai provata, anzi se voi l'avete provata fatemi sapere. Comunque ha peperoni, spinaci, cipolla rossa, zucchine grigliate, grigliate chiaramente, per chi è napoletana o in generale ama la pizza questa gli bruceranno gli occhi. Però delle volte, delle settimane non ho la possibilità di andare a mangiare la pizza con amici, e quindi una pizza a settimana non si nega a nessuno. Poi ho preso l'albume, questo perché io ci faccio la frittata, insomma ci faccio spesso anche quando faccio un uovo e magari ci aggiungo dell'albume per renderla comunque più alta e che mi sazia di più, senza sprecare due uova e senza mangiare due uova, perché comunque il rosso contiene colesterolo. E questa invece è senza grassi, e oppure ci faccio proprio una frittata solamente di albume con ipachino e tanto pepe. Nei vlog vedete questa ricetta, perché è molto buona e sazia, ragazzi, è comunque light come pasto. Poi in offerta ho trovato i pisellini finissimi. Devo dire la verità, come pisellini Findus non ce n'è, però anche qui filiera ecosostenibile, produzione integrata, zero residui di fitofarmaci, vabbè, filiera controllata, 99 centesimi o 79 centesimi addirittura, quando ad esempio li utilizzo per fare un sughetto, oppure insieme ad esempio al pesce al forno, eccetera eccetera, che non sono diciamo la verdura principale, vanno più che bene, altrimenti vado sempre di Findus. Poi ho preso questa, che sono le erbe campagnole. Allora, queste la scorsa settimana non c'erano, costano 99 centesimi, raga, sono buonissime, veramente io me le sono sparate, me le sono fatte quasi tutte in una volta, comunque mi piacciono veramente tantissimo, e l'ultima volta non c'erano, non ho capito perché, questa volta era pieno il reparto, forse perché costano 99 centesimi, e in realtà io vi consiglio di prenderle, se le trovate prendetele perché sono molto buone. Poi, ultima cosa del banco frigo diciamo, ho preso le scamorze affumicate, queste sono praticamente delle mini scamorzine che io ad esempio quando faccio, che ne so, la frittata coi pachino, me ne mangio altre due con tornate, oppure mangio la cremosa, ho un altro po' di fame, me ne mangio due con un po' di verdura, insomma sono tipo quel bonus, quel passepartout che io apro e tengo per tutta la settimana, e ne mangio tipo due ogni volta, una ogni volta, oppure avete presente quando avete fame e si sta cucinando la cosa, ecco, ne mangio una per saziarmi momentaneamente, quindi mi piacciono, costano poco, sono italiane. Poi come roba secca ho trovato in offerta queste della Mutti, che sono buonissime, cioè a me la Mutti piace tantissimo, insieme a Petti sono le mie preferite. Questa è polpa, io la aggiungo sempre ad esempio quando faccio la pasta, insomma mi piace tantissimo. Poi come cosa cioccolatosa, un po' cicciottosa, ho ripreso le tartelette di cioccolata, pagate se non erro queste la scorsa settimana 2,99 euro, ora siccome è passata la settimana francese, da giovedì inizia quella spagnola, hanno messo tutti questi in offerta a 99 centesimi, e dentro c'è cioccolato, limone e mirtilli. Mi ispirava anche limone, ma la gola del cioccolato ha preso il sopravvento. Poi o sono cretina io e non vi capisco, o praticamente io trovo solamente questi qua come fiocchi d'avena. Questi sono della Cromfield, sono dei bio organic muesli croccanti, questi sono al cioccolato, vedete?
e sicuramente li metterò quando faccio il latte semplicemente di soia, di mandorla, cioè un passerotto, e quando invece prendo ad esempio la soia al cacao metterò quelli semplici. Questi hanno proprio delle granelle di cioccolato all'interno, infatti mi stanno facendo venire l'acquolina. Ma abbiamo, oltre ai fiocchi di avena, pezzettini di cioccolato fondente, zucchero e emulsionanti. E io solo fiocchi di avena non li ho trovati, o hanno la frutta, o hanno l'uvetta, o hanno la banana o il cocco, ma semplicemente fiocchi d'avena semplici non li ho trovati. Quindi per questa settimana ho preso questi perché li ho finiti, ma dalla prossima insomma mi recherò altrove a comprarli, perché io, ripeto, non li trovo. Poi, come scatolame, sempre ho preso il tonno aiuto. Questo qui sono tre pezzi da 80 grammi, perché mi sono resa conto che comunque ne mangio poco e cioè lo sto diminuendo. Questo è al naturale della NYX e costa veramente poco. Ecco, io se eliminassi queste cose in scatola. Poi ho preso dei funghi, questi non li ho mai provati, stavano in offerta e li ho voluti prendere. Sono funghi champignon crema, c'erano anche quelli champignon normali, ma io non ho mai preso questi, mi ispirava il colore autunnale, pensate cosa mi dice la testa. E li farò tutti in una volta sola e poi li faccio durare la settimana. E poi ho preso, vabbè, lo sapete, il mio caffè. Questo qui mi piace tantissimo, è un sostitutivo della Nespresso, perché Nespresso ti fa pagare pure l'aria che respirate. Le mie preferite sono il ristretto, che ha 10 su 12, e poi ce n'è un altro che ha 11 su 12, e quindi ok. Poi ho preso come frutta delle mele, perché in realtà ho ancora dell'uva da finire, ma non sono una grande consumatrice di frutta in questa stagione. Finché non arriveranno tipo arance, mandarini, non ne mangio tantissima di frutta. Lo so che non è una cosa bella, ma è la verità. E quindi ho preso tre mele. Poi vabbè, mi sono presa una cipolla per fare i vari soffritti eccetera eccetera, anche con i funghi io la metto. Verdure, a parte i funghi, non ne ho prese perché ho il frigo pieno, il cavolo, peperoni, insomma zucchine, vado sempre al mercato, quindi la vedete nei vlog principalmente la spesa di verdura. Poi mi sono presa i ceci, non vedo l'ora che giovedì inizia la settimana spagnola, perché appunto faranno i ceci sotto vetro anziché in scatola, anzi Lidl ti prego fai i prodotti sotto vetro. E poi ho preso i fagioli rossi, questi perché voglio provare a fare una ricetta di hamburger, in realtà anche questi di hamburger vegetali con i fagioli rossi e farro. Poi sempre di Valsoia, io non l'ho mai provato, ho preso il latte, questo qui 100% vegetale di avena, questo ha un ottimo valore nutrizionale, è senza zuccheri aggiunti, con calcio e vitamine, naturalmente senza lattosio. Latte vegetale, fatemi sapere se Valsoia vi piace come brand per il latte vegetale, io non l'ho mai provato. Diciamo che io ho provato Alpro, Lidl e Eurospin, e i miei preferiti per ora sono Alpro, in secondo luogo Eurospin e ultimi Lidl, quindi Valsoia l'ho voluta prendere, vediamo se appunto mi stupisce. Poi, con mia somma gioia, devo dirvi la verità, ho ripreso i pomodori secchi perché mi sono piaciuti tantissimo. Ne ho ancora un altro po', ma per questa settimana li utilizzerò con molto piacere. I pomodori secchi li potete utilizzare per fare diverse cose. Io principalmente li utilizzo per condire le piadine, da utilizzare, diciamo, per, come bonus nel piatto, anche per decorarlo, anche per mangiarlo con più soddisfazione. Poi ho preso questi qua che erano in offerta della Delicious, i filetti di sgombro. Allora, questi sono quelli con olio di oliva, c'erano anche quelli senza niente, questi sono ricchi di omega 3, oppure quelli piccanti, insomma c'erano diverse, come posso dire, diversi condimenti, diverse, vabbè, avete capito. Se avete visto, comunque ho preso solo pesce, sto limitando la carne, dovrei eliminare anche il pesce, ma piano piano arriva una mia degna soddisfazione. Comunque erano in offerta, li ho voluti provare, non li ho mai mangiati, insomma mi ispiravano in realtà quelli piccanti, però ho detto fammi partire dalle basi, poi se è comunque no, non è che voglio eliminare la carne, perché comunque anche ieri l'ho mangiata, però nel senso sto cercando, almeno quando sto a casa, di mantenermi bassa, ecco, con il consumo. E in giro poi però non, cioè se la voglio la mangio, ecco, non sono né vegetariana né vegana né pescetariana, niente di niente. Poi sto solamente studiando un pochino.
Poi, ultima cosa, ho preso questa spezia. Le spezie del Lidl sono molto economiche e molto buone. Questa è la curcuma macinata, è molto orientale come sapore e io la adoro. La metto sempre tipo pollo e peperoni, mi piaceva tantissimo. Comunque all'interno può contenere, vabbè, sedano, semi di sesamo, senape, soia, insomma, ok. E fatemi sapere se anche a voi piace. Ebbene, niente, questa è tutta la spesa. Io adesso comincio a surgelare, a rimettere tutto in ordine. Fatemi sapere se anche questo video svuota la spesa vi è piaciuto. E noi se va, ci rivediamo la settimana prossima con questa tipologia di video, ma in realtà con altri video nei prossimi giorni.